Un caloroso saluto da Angel Saieva a tutti i connazionali residenti all'estero. Oggi mi trovo a Forzani per l'apertura di un nuovo centro italiano sportivo, il Club Milan Franco Baresi. A tutti vi auguro un buon ascolto. Allora, intanto vi ringrazio per essere qui, per l'invito che ci avete redatto. Oggi sono in compagnia con l'addetto stampa, Salvatore Moscato. È una grande iniziativa, un grande evento qui per Forzani, quindi vedo molta festa. Però ti passo la parola, mi piacerebbe sapere esattamente come siete arrivati a costruire questa idea qui a Forzani. Buonasera, intanto ringrazio di aver accettato l'invito, sia al Corriere Italia che al televideoitalia.de. Grazie a voi. Prego. Noi siamo qui, ci troviamo in una terra straniera, la Germania. Per noi è una città, una nazione che pertanto ci accoglie nel migliore dei modi. E a noi ci è venuto in mente in un attimo di creare un nostro club del Milan, parlando a livello sportivo. Cercheremo sicuramente di fare qualcosa di grande, di magari muoverci nei migliori dei modi, basarci sullo sport principalmente, e ci sono dei piccoli progetti che avremo voglia di portarli avanti. Siamo stati 4-5 amici che abbiamo avuto questa idea, stiamo cercando di realizzarla e stiamo partendo. E spero che per i nostri connazionali sia di Forzani e dei dintorni che ci possano dare una mano, che noi cercheremo di fare molto di più, pensando sempre a questi poveri ragazzi che penso che si troveranno un po' tutti bene. Vabbè, tutto sommato ci siamo integrati, dunque, l'italiano in Germania fortunatamente e anche all'estero, anche nelle altre regioni, no? è riuscito ad integrarsi bene su questo particolare. Parlando di, avete detto, di sport, ovviamente Milan è la vostra, insomma, squadra del cuore, però è il fatto della cultura, quindi come siete arrivati a primo impatto a fare questa notizia? Niente, il presidente ha avuto delle sue idee, appoggiato da me e da qualche altro direttivo di questo club, e vogliamo, non lo so, abbiamo delle iniziative che potremmo portare avanti. Tra i nostri progetti che abbiamo in mente è aprire una scuola calcio. Quindi abbiamo notato che ci sono molti giovani ambiziosi, almeno ci fate capire questo, che a livello agonistico giustamente vorrebbero magari ospitare, entrare nel Milan oppure anche nelle grandi squadre. Quindi sicuramente oltre ad organizzare magari, come abbiamo capito, dei campionati, piccoli campionati qui a livello dilettante, però possibilmente avranno anche l'opportunità, quello che ci fa capire a noi, che questi giovani potrebbero entrare veramente a far parte di grandi squadre? Io penso che noi non diciamo proprio che arriveremo proprio al massimo, però dico che facendo anche dei gemellaggi con dei paesi giù dalla nostra parte e portare su dei ragazzi che magari hanno voglia di giocare a pallone, qualcuno che bisognerà a questi ragazzi sicuramente ci sarà, e magari chi avrà un po' di fortuna fra i nostri connazionali, magari ci sta che magari piglia il piede buono e può partire, come queste persone di cuore, come tutti questi ragazzi che si trovano qui in Germania. Poi anche perché è un divertimento, non lo dobbiamo prendere per qualcosa di professionale. Intanto si parte con il divertimento, cercare di creare un qualcosa di buono e poi se verrà qualcosa assolutamente divertente. Oltre allo sport e oltre alla cultura, praticamente mi raccogliete ragazzi giovani che dovrebbero magari essere in strada, quindi li portate nel vostro centro? Principalmente queste persone qua che andrebbero tanto aiutate, visto che si parla sempre di connazionale, è sempre bello dare una mano, perché noi non lo stiamo facendo né per qualcosa, lo stiamo facendo solo perché siamo dei ragazzi che abbiamo del cuore
e il direttivo nostro è formato solo di persone col cuore, perciò non abbiamo bisogno di 10 euro, perché lavoriamo con tutti e la 10 euro non ci manca. Noi vogliamo fare tutto ciò per le persone che magari stanno un po' male o non riescono a fare qualcosa. Magari cercheremo anche qualche volta, magari più avanti nei progetti ci sono anche di provare con questi connazionali che hanno, questi ragazzi che magari parlano un po' male l'italiano, cercare magari una volta a settimana anche nel nostro club trovare una professoressa magari un 2 ore a settimana, un qualcosa. Perché lo sport si parte principalmente con lo sport, cioè, è dedicato a questo grande Milan, che è una cosa grande per voi. E poi troviamo un qualcosa da fare sempre per i nostri connazionali che sono qui all'estero, che magari possiamo, magari senza volere, possiamo dare anche una mano. Ok, bene, prima di passare al presidente in carica del Club Milan, in questo caso ci saranno, ovviamente abbiamo capito che non è no profit, giusto? Ma ci saranno anche dei tesserati qui, giusto? Quindi come faremo o come faranno queste persone a contattarvi e a tesserarsi? Potete tracciarsi sicuramente nella nostra sede che abbiamo Forsyth, perciò non ci sono problemi, poi magari vi deliciteremo un po' di tutto quello che ci sarà. Vabbè, sicuramente fatto. Metteremo anche i sottotitoli, comunque sotto impressione diremo esattamente tutti i diritti. D'accordo, io vi ringrazio, vi faccio sempre un in bocca al lupo sia alla vostra idea che vada molto più in alto e magari chissà veramente in alto possano ascoltarvi e darvi anche dei fondi molto più importanti di quelli che riuscirete a raccogliere. Grazie, a Detto Stampa Moscato, Salvatore. Dopo la sostanza sono con il presidente Massimiliano Migliore della Club Milan di Forzheim. Abbiamo saputo un pochettino, abbiamo provato a sfruciare il nostro addetto stampa, come il vostro addetto stampa, però ha lasciato insomma le cose più belle, la ciliegina sulla torta, la lascia da te. Quindi in questo caso dici tutto il tuo progetto. Innanzitutto vi ringrazio di essere venuti qui nel Club Milan di Forzheim. Perché così ci dà l'opportunità di far conoscere insomma tutti i nostri paesani, non solo tutti gli italiani che sono qui in Germania, che noi abbiamo avuto insomma questa idea di coinvolgere lo sport, che è alla base diciamo dell'aggregamento, del ritrovo, no? Che ci riunisce sempre nelle partite che facciamo tra di noi eccetera. Ci è venuta questa idea, avendo insomma questa simpatia per la squadra AC Milan di Milano, di fondare questo club per Forzheim. È un posto che qui ci ritroviamo spesso quando ci sono le partite. Ora giustamente abbiamo fatto pure un bar che ci consente insomma di avere l'afflusso di persone che vogliono venire a prendere su il caffè italiano, lo possono anche fare. Noi invitiamo a tutti i ragazzi di farsi soldi. Noi siamo qui con le porte aperte, le braccia aperte e diciamo, speriamo che questo messaggio, grazie a televideotale.de e anche poi anche al Corriere d'Italia, che ci consentirà forse a far conoscere questa nostra realtà. Noi abbiamo comunque abbiamo raggruppato le idee comuni, sono messe in un cassetto, conservate, non vogliamo dirle tutte. Ne accenniamo qualcuno. Questo sì, magari. Io stesso ho constatato di non poter trovare un libro italiano, per esempio, per Forzheim. E adesso questa è stata una piccola idea nostra che abbiamo avuto anche parlando con qualcuno che frequenta il nostro club, di fare una piccola biblioteca. Io ho dei libri che metterò a disposizione qua, se qualche ragazzo vuole soffrire qua. Dopodiché lo sport, la base qui è lo sport. Noi speriamo di coinvolgere ragazzi che amano il pallone, il calcio, di poter fondare, anche qui si vedrà, una squadra giovane, di ragazzi che giocano bene, perché noi, grazie al Milan Club, abbiamo contatti con osservatori nazionali italiani e anche siciliani, dei clubi privati siciliani, che possono venirci a trovare in queste feste che faremo, in queste triangolari che organizzeremo con la nostra squadra che fonderemo,
e sarà un momento magari di osservazione. I giovani che non sono mai conosciuti qua, vivono qua in Germania e siamo quasi quasi lasciati da parte, secondo me. Sono indisparti, quindi vorresti mettere un po' l'attenzione sì, sia allo sport, sia ai giovani, sia alla cultura, a quanto pare, fai capire, in questo centro che voi avete creato. Sicuramente, perché ci sono ragazzi, io tra l'altro ho saputo, sto sentendo delle storie di ragazzi che magari hanno la voglia di giocare, sono bravini, bravi, e poi magari si vanno a perdere così senza farsi conoscere. Il nostro sogno è far uscire un campione di calcio al Club Milan. Come si arriverà a voi? Allora, noi abbiamo aperto un sito in internet che possono visitarlo le persone, le famiglie, i ragazzi. Sarebbe quello che adesso stiamo facendo passare sopra il missione, d'accordo? Esatto. Oppure anche su Facebook c'è una pagina che abbiamo creata e ci possono contattare lì. C'è un richiamo anche come un numero telefonico che possono chiamarci anche telefonicamente, in modo tale che noi possiamo aprirci anche a loro, e il club comunque è aperto a tutti se vogliono visitarci. Questa è una realtà nuova ma seria, speriamo, e sicuramente ci riusciremo a fare quello che noi ci auguriamo di fare. E allora in questo caso facciamo una chiusura. Ti cedo la camera 2, e questo è tutto per te, il tuo pubblico ti sta seguendo, ti sta ascoltando. Prego. Allora io vi invito a contattarci e a venirci comunque a trovare. Non sarà sicuramente tempo perso. Venite, perché i progetti che noi ci auspichiamo di realizzare sono progetti importanti, ma senza il vostro aiuto noi non riusciremo sicuramente a fare niente. Vi invito e vi apro insomma le porte del club, ma venite tanti, perché c'è bisogno di voi, va bene? Mi raccomando. Da Forzani, Angela, è tutto, grazie a voi studio. Della missione cattolica italiana, Padre Arcangelo, lei qui nel Milan si trova un po'? Sì, io fino da bambino, fino a ragazzo, fino a 15 anni ero di fede milanista, poi sono passato a un'altra fede. Quindi è venuta a fare una bella benedizione sì, al nuovo centro? Davvero con tutto il cuore, perché incontro amici e questo lo sport davvero ci affratella in questa terra di Germania, davvero è una testimonianza molto bella che tutti tanti italiani di tante diciamo regioni d'Italia si incontrano e si vogliono tanto bene. La ringrazio. Evviva. Allora diamo un piccolo sketch magari di questa nuova iniziativa qui a Forzheim, come l'ha presa lei? Molto bene, da molto che aspettavo che si formava il Club Milan a Forzheim, perché siamo in tanti e speriamo che arrivino in tanti, perché ancora... Vabbè, è nata adesso, oggi è il primo giorno, quindi già 70, insomma siete tanti. Tu come ti chiami? Giuseppe. Milanista? Nato milanista. Milanista si nasce, non si diventa. Davvero? E certo. Tu come ti chiami? Io Rosario. Rosario, dimmi qualcosa tu, Rosario, di questa iniziativa. Bella, perché c'è stato fino a poco Juve Club, Inter Club, Milan Club, mai. Bella, iniziativa bella, speriamo che va avanti. Penso assolutamente. Di sì. Penso di sì. Prende oggi, speriamo viene sempre per accendere. Un in bocca al lupo a tutti. Grazie.